Questa lettura è tratta da un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano del 13 maggio 2013 a firma di Alberto Bagnai, intitolato Speculazione finanziaria, quelli che è brutta e cattiva. Quando le cose vanno male, un colpevole bisogna trovarlo. E certo, qualcuno dirà la realtà è complessa, le cause sono molteplici, non c'è un colpevole unico molto spesso, ma fa certamente comodo dare la colpa a una sola persona, soprattutto se questa persona esercita un mestiere che nell'immaginazione collettiva è soggetto a un marchio di infamia. Ci si mette così l'animo in pace e si evitano spiegazioni complesse e imbarazzanti. Si evita così di dover riconoscere le proprie colpe. Questa riflessione non particolarmente brillante, mi è venuta leggendo l'intervista che George Soros ha rilasciato ad Eugenio Corsio del quotidiano La Repubblica, organo di stampa noto per la sua difesa senza se e senza ma dell'attuale regime europeo, il PUDE, Partito Unico dell'Euro. Soros dice una cosa ovvia. Nel 1992 bastava saper leggere la realtà per capire che c'erano opportunità di profitto da sfruttare in modo perfettamente legittimo. Questa del resto è l'attività speculativa. Cosa ci dice il dizionario? Speculativo, portato all'indagine filosofica, come scrive il devoto Oli, ma anche che ha scopo di guadagno, come scrive lo Zingarelli. E l'etimologia è sempre la stessa, il latino speculari, guardarsi intorno. Non è così strano il filosofo come chiunque desideri legittimamente guadagnare qualcosa comincia col guardarsi intorno, con l'osservare la realtà cercando di interpretarla, che è cosa diversa dal costruire una realtà fasulla. Del resto, il primo filosofo fu anche il primo speculatore, Diogene Laerzio. Ci ricorda che Talete, volendo dimostrare come fosse facile diventare ricchi, prese a nolo i frantoi dopo aver preveduto un abbondante raccolto di ulive e guadagnò un gran mucchio di denari. E non risulta che la Gazzetta di Mileto abbia deprecato questo suo comportamento. Orbene, in una intervista del 13 maggio 2013, Repubblica chiede a Soros se provi imbarazzo o rimorso, addirittura, per quello che fece nel 92. Come Talete intorno al 600 a.C., così Soros nel 1992 aveva buoni motivi per prevedere un ottimo raccolto. Quali erano? Beh, nel caso di Soros le ulive non c'entravano, il problema era un altro. Era evidente che il cambio della lira era sopravvalutato, che la lira era troppo forte, artificiosamente tenuta ad un valore troppo forte, perché da 5 anni si era agganciata al marco senza poterselo permettere.
dato che l'inflazione in Italia era più elevata che in Germania. Ci ricorda qualcosa? Sì, è esattamente la situazione nella quale siamo oggi e del resto, per rendersene conto, basta osservare l'andamento del tasso di cambio reale della lira. Osservando questo tasso di cambio reale, si nota nei grafici che riportano il tasso di cambio effettivo reale dell'Italia basato sul costo del lavoro per unità di prodotto, si osserva che dopo una fase di stabilità a metà degli anni Ottanta, nel 1987 iniziò lo SME credibile, il periodo nel quale si decise di evitare riallineamenti all'interno del sistema monetario europeo e agganciare il cambio della lira a quello del marco non era un'ottima idea perché impediva di compensare gradualmente il differenziale di inflazione come era stato fatto invece negli anni precedenti. In sostanza ci fu una fase di stabilità a metà degli anni 80 e successivamente iniziò lo SME credibile e questo impedì alla lira di compensare gradualmente il differenziale di inflazione, perché la lira veniva tenuta rigidamente ancorata al valore dell'equo, in sostanza al valore del marco. Questo impediva alla lira di compensare gradualmente, svalutando, il differenziale di inflazione. Ma non si può fermare il vento con le mani, quello che ci si era impediti di fare gradualmente per motivi sbagliati, lo si dovette poi fare tutto in una volta bruscamente nel 1991, quando la situazione divenne insostenibile, la situazione dei nostri conti esteri. E la svalutazione compensò rapidamente il differenziale di inflazione accumulatosi durante lo SME cosiddetto credibile. E l'Italia finalmente tornò in surplus. I dati che abbiamo osservato nella figura non erano segreti, li potevano vedere tutti. Come non è un segreto che una valuta può restare sopravvalutata solo se esistono accordi politici che falsino il mercato, e tali erano i patti dello SME credibile. Ma quando, come ricorda Soros, la Bundesbank dichiarò che non avrebbe più sostenuto la lira, era ovvio che lo SME sarebbe morto e la lira sarebbe precipitata. Attenzione, la lira doveva svalutarsi perché era sopravvalutata, cioè perché accordi politici, lo SME credibile appunto, le avevano permesso di mantenere un cambio non giustificato dai fondamentali. Questo non è chiaro evidentemente al giornalista di Repubblica che moralisticamente osserva: la lira rientrò nello SME a costo di immani sacrifici e a tassi irrimediabilmente falsati. Ma è esattamente il contrario. La lira uscì dallo SME perché il suo tasso era falsato da una decisione politica e i sacrifici furono conseguenza di questa decisione politica. La responsabilità quindi dell'accaduto è dei politici che presero nel 1987 la decisione di non riallineare più i cambi e
e dei banchieri centrali che sostennero tecnicamente sui mercati questa decisione. Una decisione sbagliata perché spinse troppo in alto la lira, esponendola al rischio di cadere, e Soros approfittò di questo errore, gridando il re è nudo, e siccome il re era veramente nudo, il re, cioè lo SME, il sistema monetario europeo, dovette correre a nascondersi per 4 anni. 4 anni dopo, nel 1996, la lira rientrò nello SME, ma non fu una buona idea, ma si decise di farlo per i motivi che sappiamo, perché l'Europa chiamò, si stava preparando l'epoca dell'euro e la lira rientrò probabilmente a un cambio troppo forte, falsato, come dice Occorsio, ma Soros che c'entra? La decisione di rivalutare bruscamente la lira nel 1996, decisione i cui effetti sono visibili nel grafico, mica la prese lui. Soros aveva semplicemente approfittato nel 1992 dell'uscita della lira dallo SME. Il declino dell'economia italiana iniziò nel 1996 da quella decisione di rientrare nell'aggancio monetario e Soros non c'entrava in modo assoluto. Notiamo anche dai grafici che al 1996 segue un altro periodo di stabilità. Ma dal 2002, anno delle riforme del mercato del lavoro tedesco, il cambio reale dell'Italia ricomincia ad apprezzarsi. E senza entrare nel merito dell'opportunità di queste riforme del mercato del lavoro tedesco, diciamo semplicemente che da ormai ben più di un decennio il cambio reale dell'Italia si sta costantemente apprezzando. L'euro, che all'inizio poteva essere sostenibile, è diventato troppo pesante per noi, e questo da quando il principale partner commerciale del nostro paese ha deciso di violare l'obbligo di coordinamento delle politiche economiche imposto dall'articolo 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La correzione prima o poi arriverà ed è nella logica delle cose. La riforma del mercato del lavoro tedesco, senza essere accompagnata da una riforma degli altri mercati del lavoro europei, ha favorito la Germania in termini di commercio estero e sfavorito gli altri paesi che appartengono all'Eurozona. La correzione prima o poi arriverà. Dunque, non è stato Soros a far cadere la lira nel 1992, sono stati i governanti europei a spingerla troppo in alto dal 1987 e non è stato Soros a decidere il cambio lira-ecu nel 1996. Sono stati ancora una volta i governanti europei. Non deve stupirci che quelli che si scandalizzano sono gli stessi che invertono i rapporti causali, ricostruendo orwellianamente la storia. Fa parte del gioco, si sovverte il passato per controllare il presente. Chi vi racconta che le cose sono andate al contrario di come andarono appartiene a chi vi ripete che invece di svalutare è meglio che vi tagliate i redditi in vario modo, con i famosi sacrifici, l'austerità, eccetera. Questo